Eccola qua. Le presentiamo tutte. Nomi subito. Nomi e ruoli. Beh, uno è facile, uno sì. Lo indovino anch'io. Sì, sì. Massaggiatrice. Te sei quella con la maglia diversa. Attratto, esatto, se... lei fa libero. Era carino se erano tutte in bianco e te no. Invece abbiamo stasera. Poi abbiamo... Lia. Faccio la palleggiatrice. La palleggiatrice. Ma cosa si riconosce una palleggiatrice? Se la... cioè, lì è facile, no? Nel senso che... dalla, pettina... come... dalla pettinatura. Da come tiene le mani? Cioè, avete un... Di solito. Sì. Nel senso tipo il caffè tu lo... come lo tiene? Fai vedere come tieni una tazzina del caffè. No, è abbastanza normale. Ragazzi, la palleggiatrice è importante, è quella che è la regista. Cioè, quella che, si... quella che decide lei a, a chi alza... Venite a pallavolo? Fanno un cazzo. Allora, la palleggiatrice è quella che decide lei se alzare dietro, se fare sì, la, sanno, la, la veloce o se dare di là. No, lo dico perché qua non parlo, non dico. Pagherei niente per vedere una veloce fatta a te. Io guarda che io sono, ero un buon centrale da giovane. Eri? Un buon centrale. Nel senso che abitavi in una zona centrale del paese. No, giocavo a pallavolo, ovviamente non a questi livelli. Centrale è uno schiacciatore? Sì. È un... sì. Sì. Quello che gioca in centro. Quello che gioca. Grazie per la stima che hai dimostrato nei miei confronti. Quello quindi che eventi. Cioè, casa puntita, quella zona lì. E, però, ce l'hai una schiacciatrice preferita? Cioè, quando alzi, a parte lo schema, le cose, però ce n'è una che dici, la che in foro, che in... No, oppure hai bisticciato con una durante gli allenamenti e dico, cazzo, gli alzi tutte basse. Dipende. No, non è la risposta giusta, sono gli allenatori, no, io alzo bene a tutte. Dipende, quindi sì, sono stronza anche tra di loro. Andiamo avanti, dopo Lia. Io sono Lucia. Lucia, e il ruolo, lo diciamo, è... quella che sta dietro. Schiacciatrice. Dietro, in fondo, che non la vede nessuno. Dietro, centrale. Dietro. No, lì, centrale. Libero, centrale. No, sì. Centrale, ah, centrale è lo schiacciatore, quindi no. Libero, libero, che è un ruolo, no, che è il ruolo più figo. Sì, è, ruolo, è il ruolo più bello del mondo, no? Sempre per terra, bello, pulisco il fatto. Però, insomma, lei è quella che a un certo punto entra e quando loro si buttano, no? Che parlano, che mai la chiazza per terra, lei scivola. No, allora è libero, diciamolo, innanzitutto con un vestito diverso. Perché? Perché si deve riconoscere quando esce e entra dal campo. Perché non può schiacciare, non può venire nella, no, zona. Io, ma il motivo, no, giusto? Scusa, mi metto di qua se non ti sto davanti. Cioè, via. C'è il motivo per cui avete una casacca diversa. Cioè, è così. Siamo un po' egocentrici. Siccome ero dietro, no? Sì. A un certo punto ho sentito un amore improvviso per la pallavolo. È più forte di me, non riesco. Devo fare qualcosa. Facciamo qualcosa per questo sport, possiamo sovvenzionare. Certo, anche in questo sport faccio qualcosa per noi. Lo fa già, tutte le domeniche. Ma anche il lunedì, no. Forse lì. Che cazzo devi fare durante la settimana, smetti la domenica con la mamma. No, facciamolo day by day. Ma questi stancano, e anche ma lei. Ma sono giovane, santa miseria. Ma parlavo di lei. Sei tu che non reggi, cazzo. Vabbè, abbiamo preso il numero di telefono. Abbiamo tutto. Posso andare a casa tranquillo? No, non ce la faccio, ce l'ho le coronarie. Stia attento ad andarci dalle scale lì adesso. Vabbè, scendete, mi raccomando. Senti un po' le icone sexy dello sport, voi, no? La pallavolo? Sì, è molto seguita la pallavolo. Sì, no, queste immagini dello sport, tipo il calcio, no, sci... cioè, non sono proprio delle icone... Le donne, dici? Sì, cioè, le pallavoliste sono, diciamo. Sono un po'. Sì. Sì. Oggetti del desiderio. Chi non vorrebbe essere fidanzato con una pallavolista? Chi? Tu no? No, minchia. Perché? Minchia, tutte le volte mi dici. Ma lei per esempio, secondo me... Lei prende, ogni volta che dici una cazzata... Sai che i liberi hanno dei riflessi pazzeschi, no? Come vengono misurati i riflessi di un libero? Cioè ogni tanto il tornato... cellulare, porca sì, appallonate. Sì, appallonate. Di dove sei? Non di Varese. Non... Varese. Quindi vai e vieni, cioè, o vivi qua? No, vivo qui. Ah, certo, lontano. Abbastanza. Tutti i giorni? Vi allenate tutti i giorni? Sì. Sì, dove? A Bergamo. Nel palazzetto? Sì, nel palazzetto. Però anche in palestra, io una volta vi vedevo in palestra, non voi, le altre della squadra di qualche anno fa, sì. Le vedevo in palestra che si allenavano... E dove si devono allenare? No, ti vedo che... Ma dove si devono allenare? Dove sta per questa novella? E lì volevo arrivare!
siete tanti. In quale palestra vi allenate? Sempre la Norda. Ah, sempre lì? Anche? Ma no, palestra... Cazzo, si vede che il libro era più veloce. No, anch'io non avevo capito la tua, hai capito? Anch'io non capivo in palestra, è chiaro, palestra, cazzo si allenano in palestra. Palestra, palestra, dove giocano non è la palestra, mica giocano alle superiori nella palestra. Beh, giocano nel palazzetto, perché cazzo. Voi avete un palazzetto? Io ne sto facendo anche uno nuovo adesso. Sì. Sì. Cioè vi andate un palazzetto anche da ultima in classifica. La squadra? Eh? Foppa Pedretti. Ma non sembrano delle fighe di legno. No, Michele, un signore. Ma la speranza è che si pieghino, se no dove le metti? Cioè, in casa sono anche ingombrano. Va bene, andiamo avanti. Jennifer? Sì. Palleggiatrice. Palleggiatrice. Quindi sono alte le schiacciatrici. Sono più alte. Beh, tu sei schiacciatrice, quindi no. No, vabbè, le altre sei particolarmente alta come... Sì. Come... Palleggiatrice, e beh, ti devo chiedere le stesse cose, no? Devo chiedere qualcos'altro. Chi ti sei fidanzata? Abbiamo chiesto, detto di no prima. Hai detto di no? Ma te non ci vedi da lì a lì? Era lì! Cioè. Era lei? In realtà lo dovremmo chiedere poi all'ultima se è fidanzata, che vabbè, beh. Lo chiederemo anche all'ultima. Che io sono un po' un Alfonso Signorini, eh. Cazzi di tutti. Invece, tu di dove sei? Grande, amici, qui sorella, grande, di dove? Figa Montichieri. No, io sto su in montagna, su verso il lago d'Idro, Valsabbia. Quant'è che, ma vivi qua o fai avanti e dietro? No, io qua. Da quanto? D'agosto. D'agosto, per le donne vuol dire che sei già bergamasca. Per i maschi ci vogliono 66 anni. Per le donne 3 mesi sono più sufficienti per diventare bergamasche a tutti gli effetti. Come ti trovi a Bergamo? Benissimo. Meglio che a Brescia. Sì. Ovvio. Che paracula. Sei una paracula. Sono tanti, già paracula. Cazzo. Va bene. Ma hai spostato la residenza? Ah, l'hai tenuta a Montichiari? Sì. Bravo. Vabbè. Quindi hai grande fiducia nella tua permanenza a Bergamo? Ha già un contratto con una squadra migliore, adesso non lo può dire perché... Ti spacco la faccia! No, ha già firmato un pre-contratto col Busto Arsizio, vero o no? Ah, certo. Sì. Chi è il primo in classifica adesso? Vale. Conegliano. Conegliano, boh, che brutto posto. Conegliano Veneto. È umido, è... Sì, sei di Conegliano. Si può dire un cazzo, però, anche te, e dammi dei pizzicotti, sei libero, non dovresti capire che sto dicendo una cagata, ma pizzicami, la troppe... cazzo, ti guardo, capisco. Conegliano. No, ma tu dicevi Conegliano Marchigiano, vero? No, sai qui dove vai? Quella come si siamo vestiti, Catwoman abbiamo. Sì, a carnevale. Sì, a carnevale. E invece è più o meno il periodo, quindi... Ah, ecco, dopo faccio un giro e chiedo da che cosa si vestiranno. Certo. Nome? Francesca. Francesca. Faccio la schiacciatrice, in teoria. Cioè... Schiacciatrice? Non sono bravissima in attacco, però vabbè, dai, ci provo. E come funziona? Cioè, ti ha scelto per i tacchi? Sì. Dai, no, come funziona? Cioè, vi scambiano anche di posto? Cioè... No, non è un vibratore, no, eh? Cioè, alcune... allora, capisci anche, no, ma capisci il genere di donna, eh? Cioè, se una così è da sposare, perché capito, fa così e... C'è alcune che gliela avvicini e sono loro che... Queste seconde sono... divertenti, perché è diversa, ma... Adesso non riesco più neanche a tenere un cerchio. Mi sembra che mi... Cambiamo il vibratore, il microfono. È il microfono. Allora, il concetto è che... guarda, c'è questo fenomeno incredibile, per cui, tipo, qui... tipo qui si sente altissimo, poi se però ti allontani io continuo a parlare normale, si sente sempre meno finché da lontano funziona, che non ti senti così. Ah, c'è questo qua, che cazzo. Scusa, sono bionda. No, per cui dovresti tenere 4 o 5 dita di distanza, non di più. Ok? Lo so, no, lo dico qua. Faccio, no, sei, su, stai su bella dritta, se no. Dico sempre. E c'ho 45 anni, ma che... così è. No, dico sempre 4 o 5 dita, faccio vedere bene, perché poi se mi spieghi in centimetri... Con la scusa che noi gli diciamo sempre che così è 20 centimetri, poi...
Allora, vieni qua. Vieni qua. Domanda difficile. Domanda, no, te ne faccio una facile. Vai. Sei fidanzata?